volevo chiedere al Valerito Sellì quando avete deciso di raccontare questa storia e se quando scrivevate, insomma, ci sono stati dei momenti in cui invece stavate per ripensarci. Très émouvant de revoir la fin du film. Et... parce que j'ai vu toute la fin là. C'était... En fait, pour répondre à la question précisément, le déclencheur, ça n'a pas été de vouloir faire un film sur cette histoire en fait. Il punto di partenza non è stato tanto quello, vogliamo fare un film per raccontare questa storia, ma in quanto io volevo fare un film che fosse totalmente diverso dal mio film precedente, La Reine des Pommes, che era un film diciamo più piccolo, più intimista, diverso. Io volevo fare un film che fosse un film d'azione, di movimento, un film che raccontasse una lotta, una guerra, e a quel punto ho pensato che quel vissuto che avevamo condiviso, quell'esperienza che avevamo condiviso, potesse prestarsi veramente come appunto materia per raccontare questa lotta, questa guerra, questo combattimento appunto in un film che fosse pieno di movimento. E je pense qu'en fait, l'idea di fare un film inspiré de cette histoire et tout ça, c'était quelque chose qui m'avait traversé l'esprit, mais que je ne me sentais pas capable de faire, parce que ce n'était pas le moment. Et là, le fait que qu'il y ait du temps qui se soit passé, que Gabriel était totalement guéri, etc., etc., faisait que c'était le moment de le faire. Et en fait, je pense que pour m'autoriser à faire, je suis passée par ce chemin-là, c'est-à-dire faire quelque chose de différent de mon premier film. Beh, e sicuramente poi devo dire che l'idea forse di raccontare questa storia con un film mi aveva un po' attraversata da tempo, però forse non mi sentivo pronta, quindi è stato necessario che passasse del tempo forse affinché io fossi pronta a farlo, e forse è stato necessario che facessi un film totalmente diverso da questo, come ho detto prima, perché mi sentissi autorizzata io personalmente a raccontare questa storia.